Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 21 settembre ricordiamo San Matteo Apostolo. Ascoltiamo. Pochissimo sappiamo della sua vita. Matteo fa l'esattore delle tasse in Cafarnao. Gesù lo vede, lo chiama. Lui si alza di colpo, lascia tutto e lo segue. Gli evangelisti Luca e Marco lo chiamano anche Levi. Viene citato per nome con gli altri apostoli negli Atti, subito dopo l'ascensione al cielo di Gesù. Ancora dagli Atti, Matteo risulta presente con gli altri apostoli all'elezione di Mattia, che prende il posto di Giuda Iscariota. Ed è in piedi con gli altri undici quando Pietro, nel giorno della Pentecoste, parla alla folla annunciando che Gesù è Signore e Cristo. Poi Matteo ha certamente predicato in Palestina, tra i suoi, ma sono ignote le vicende successive. Il suo Vangelo, a lungo ritenuto il primo dei quattro testi canonici, parla ai cristiani di origine ebraica e lega fatti, gesti, detti relativi a Gesù con richiami all'Antico Testamento, per far ben capire da dove egli viene e che cosa è venuto a realizzare. Secondo la tradizione, Matteo, dopo la Pentecoste, predicò prima in Giudea e poi portò il Vangelo nell'Africa, in Etiopia, e si sa per testimonianza di Clemente Alessandrino che praticava l'esercizio della contemplazione e conduceva vita austera. Fu ucciso da alcuni pagani mentre celebrava il santo sacrificio. Matteo era un pubblicano, ossia un esattore delle tasse. Coloro che erano predisposti al raccoglimento del denaro presso il popolo degli ebrei per poi farne cosa? Consegnarlo ai romani che a quel tempo, ricordiamo, occupavano il territorio di Israele. Quindi agli occhi del popolo degli ebrei venivano visti come dei traditori perché erano anche loro ebrei, ma svolgevano un lavoro che era mortificante per chi doveva pagare, che era quello appunto di prendere il denaro e poi di consegnarlo ai romani. Quindi questo Matteo era molto molto disprezzato, faceva parte di una delle categorie un po' più malviste del tempo. Gesù invece passa e lo chiama. Oggi ricordiamo San Matteo non solo come un evangelista, ma anche come patrono e protettore, questo lo ricordiamo poco, dei banchieri, dei ragionieri, dei contabili, dei doganieri e anche della guardia di finanza. E proprio tutte queste categorie che oggi vogliamo affidare all'intercessione di San Matteo affinché l'onestà possa trionfare anche in questo nostro mondo al tempo di oggi. San Matteo prega per noi.